Storie avvolgibili presenta. Diego Alverà racconta. Oltre. Storie di eroi e antieroi dello sport. Qual sarà il sistema adottato per la selezione? A volte deve essere un sistema di flessibilità con base di giocate di copertura, senza linee di gioco schematiche. Oggi vi racconto l'avventurosa vita di João Saldanha, l'uomo dei sogni. Circolavano pareri a dir poco discordanti. L'annuncio di Avelange aveva capovolto il mondo. Da ieri, in quelle mappe, non esistevano più punti di riferimento, né poli né coordinate. Tutto era saltato nello spazio delle poche scarne righe di un dispaccio stampa. Le prese di posizione occupavano tutte le prime pagine dei quotidiani. Pareva non esistere brasiliano che non avesse sviluppato al riguardo un pensiero. I distinguo e i punti di vista avevano finito per superare di gran lunga il numero degli abbonati inseriti negli elenchi telefonici di San Paolo. In gioco c'era l'onore della Verde Oro, quello della patria. I più si chiedevano come fosse stato possibile arrivare a tutto questo, come mai fosse accaduto, perché il presidente della federazione calcistica affidasse la guida della nazionale a un giornalista, a un parolaio. E non a uno qualsiasi, ma a quello più radicale ed estremo, che aveva sin lì stigmatizzato duramente scelte e comportamenti della federazione. Un piantagrani, insomma, e comunista per di più. E comunista, João, lo era sul serio e da una vita, sin dalla maggiore età, sin da quando si era iscritto al partito. In quella sospesa eccitazione tutto quel mondo in subbuglio si era riversato nella piccola sala stampa per comprendere, per ascoltare. E João non si era sottratto a quella morbosa attenzione, anzi, l'aveva cavalcata come un consumato attore di teatro. Aveva atteso che tutti i microfoni fossero in posizione. Aveva squadrato a lungo i colleghi che conosceva come le sue tasche e si era acceso l'ennesima sigaretta, in attesa che il fuoco della curiosità placasse l'insistente brusio. Per due lunghi minuti aveva finto di cincischiare con una penna e quindi aveva estratto dalla tasca un piccolo foglio bianco spiegazzato. Aveva impiegato un'eternità per riportarlo alle dimensioni originali. Adesso, nella stanza, non volava una mosca. João aveva così dato il via allo show. Aveva iniziato a leggere. Erano nomi, quelli degli 11 giocatori che avrebbe portato i mondiali messicani del 1970, esattamente tra 153 giorni e 6 partite di qualificazione. Quello di Saldanha non è un comunicato, né tantomeno una curiosa dichiarazione di intenti. Quello che João sta regalando al pubblico è piuttosto una sorta di scommessa con il destino, perché gli 11 nomi che si impegna a schierare vanno contro ogni logica e ragionevolezza. Vanno contro ogni previsione. Sfidano la tattica e la matematica. Soprattutto fanno a pugni con una regola non scritta ma praticata da tutti. Perché non esiste una squadra che giochi schierando due numeri 10. Dopo il disastro dei mondiali inglese, la Seleção si era messa a galleggiare maldestramente tra schemi e metodi, perdendo convinzione ed identità, smarrendo persino l'amata ginga. Questa volta non c'entravano la paura o la mancanza di talento, qui la questione era di segno esattamente opposto, era il frutto di una curiosa abbondanza di fuoriclasse. Perché la nazione brasileira poteva contare su molti altri giocatori dotati della stessa stordente magia di Orei. Questa era la sfida di João. Nell'undici che declamò ad alta voce davanti a radio e televisioni e che poi avrebbe mandato in campo in tutte le 6 vittoriose partite di qualificazione, di numeri 10, ce n'erano ben 5, alla faccia di logica e matematica. A Pelé
affiancò infatti anche il limpido talento di Tostao, Rivelino, Gersigno e Gerson. Alle tattiche sostituì gli uomini e le loro imperfezioni, alle consuetudini preferì l'azzardo. Anche perché nel suo mondo, quattro uomini sulla stessa linea andavano bene solo per le parate militari. A quei cinque formidabili talenti affidò compiti diversi e diverse aree di azione, ma soprattutto trasmise loro una visione d'insieme. Proprio quella si sarebbe rivelata vincente, spingendo quella temeraria formazione ben oltre le qualificazioni, sino a sbaragliare tutta l'agguerrita concorrenza nel campionato del mondo. Incredibilmente, la Seleção dei cinque numeri 10 avrebbe conquistato la Coppa Rimé, entrando nella storia. Quell'onore non sarebbe però spettato al suo principale mentore e ispiratore, ma sarebbe andato a un altro allenatore, a Mario Zagallo, che aveva avuto l'incarico di raccoglierne il testimone alla vigilia del torneo. João, il giornalista impertinente, non sarebbe infatti durato a lungo sulla panchina della Seleção. Nonostante il buon gioco e gli ottimi risultati, la sua lingua tagliente avrebbe finito per ingaggiare duelli a ripetizione con chiunque, anche con i collaboratori, addirittura con il dittatore in persona, il generale Emilio Medici, che da tempo spingeva per la convocazione del suo pupillo, Dario José dos Santos, prolifico attaccante dell'Atlético Mineiro. Tenendo fede al suo carattere fumantino, João non si fece problemi e lo mandò a quel paese. Ovviamente ci sarebbe invece finito lui, venendo immediatamente sollevato da ogni ruolo. Il primo atto ufficiale del suo sostituto Zagallo fu la convocazione in nazionale a furor di popolo e di regime del Dadà Maraviglia, anche se poi Dario, in quei vittoriosi mondiali, non sarebbe mai sceso in campo, nemmeno per qualche misero scampolo di partita. Nonostante non potesse esultare sul campo di gioco, João lo fece comunque nel buio della redazione del suo giornale mentre stava per buttare giù l'ennesimo duro pezzo di denuncia. Perché Saldagna era fatto così. Era un combattente, uno che non si fermava mai davanti a niente e nessuno. João Alves Jobim Saldanha è il terzo di cinque figli di una agiata famiglia di fazendeiros. Il Rio Grande del Sud è una frontiera dura e difficile che ha conosciuto stagioni cruente di sangue e di ribellioni. Nonostante i natali borghesi, João sembra portarsi dietro un po' di quello spirito combattivo. Gli piace andare controcorrente e adora lo scontro verbale, talvolta anche quello fisico. Si iscrive a giurisprudenza, respira la politica dei grandi ideali e comincia a militare attivamente nelle formazioni di sinistra. Da grande vuole fare il giornalista perché con le parole ci sa fare meglio che con le braccia. Per inseguire la sua vocazione varca l'Atlantico e va in Europa a raccontare gli ultimi mesi di guerra, documentando le atrocità naziste dei campi di sterminio. Al suo rientro in Brasile, la sua vita prende però una svolta avventurosa. Viene arrestato una prima volta per attività sediziosa e poi finisce anche per beccarsi una pallottola. Nell'ennesimo tumulto di piazza viene alle mani con il capo della polizia e deve riparare in clandestinità. Rimpallerà tra espedienti, fughe e peripezie sino all'attesa amnistia, grazie alla quale riconquisterà finalmente il nome e la possibilità di dedicarsi a un futuro concreto. In tutto questo trambusto il pallone gli è sempre rimasto vicino, perché la sua vera passione è il calcio. Quello che scorre nelle vene profonde del suo continente, quello che respira la polvere e che sfida i potenti sulle onde di sogni e miracoli. João mastica futebol e prova anche a calcare i campi di gioco senza riuscire però a diventarne un protagonista. Meglio raccontarlo allora, meglio interpretarne gli snodi. Finisce così a occuparsene in punta di penna dalle pagine dei quotidiani, diventando in breve una firma di primo piano. João ha idee radicali e brillanti, maneggia alla perfezione parole e metafore. Soprattutto non ha mai paura di esporsi. Dalle colonne di carta
incita al cambiamento, fustiga i conservatori e spinge tutti a rischiare e ad infrangere tabù e convenzioni. Anche per questo continua a non piacere molto al potere. Il botafogo però ci fa un pensierino. Il club è da sempre un covo di liberi pensatori che si lascia facilmente affascinare dal respiro delle idee, del futuro e del progresso. Così la società delle strela solitaria gli offre coraggiosamente la panchina. Joao parte bene e mostra di non faticare troppo. La squadra vince facile, ma forse buona parte del merito è delle buone anime che si ritrova ad allenare. In fin dei conti basta convincere i ragazzi a dare palla a Mané Garrincha e ordinargli di seguirne da vicino serpentine e invenzioni. Dopo un inizio bruciante però l'incanto svanisce e Joao torna in redazione a fare il giornalista. È Radio Nacional ad offrirgli i propri microfoni. Saldagna va a fare il commentatore e si scopre non solo bravo, ma anche influente. Come molte delle migliori penne di quel decennio, regala al calcio un nuovo vocabolario inventando parafrasi e brillanti neologismi, come la zona della cicoria, usata per identificare la parte dell'area di rigore più battuta dai tacchetti di attaccanti e difensori, quella dove l'erba cambia spesso colore. Saldagna incanta gli ascoltatori al ritmo di fantasiose varianti tattiche e dicendo sempre quello che pensa, senza peli sulla lingua. Scoperchia così la pentola bollente del calcio, diventando un personaggio mediatico di spicco. Tra una partita e l'altra va in televisione a svelare retroscena, a parlare di imbrogli e sotterfugi, di doping e di inganni. Coerentemente alla sua attitudine battagliera ci sarà anche spazio per una clamorosa rissa televisiva e uno scambio ben poco amichevole con qualche giocatore. È lì, all'apice di fama e popolarità, che arriva la surreale offerta di Avelange. Lui, l'impavido giornalista alla guida della Seleção, una cosa mai vista prima. In realtà fu però il calcolo più che l'azzardo a muovere il destino. La federazione doveva sedare il caos. Tutte le accuse andavano domate per il bene del calcio e del sistema. E pazienza se poi la Verde Oro avrebbe sofferto un po'. Sarebbe stato solo per un paio di partite al massimo, perché Saldagna non sarebbe mai riuscito a sopravvivere oltre. Ma in quei 406 giorni, Joao, senza paura, cambiò davvero volto al calcio. Prese a misurare quel nuovo universo capovolto e ci tracciò rotte e mappe che avrebbero aiutato tanti altri naviganti del pallone. Continuò a praticare pensieri audaci e spesso troppo liberi, non risparmiando critiche a nessuno, nemmeno alle malefatte del regime. Quando infine Avelange lo esonerò, nonostante fama e successi, lui si levò anche la soddisfazione di un ultimo commento pesante come un macigno. Perché mi hanno cacciato è molto facile capirlo. Più difficile è spiegare come mai mi abbiano assunto. Joao torna a scrivere di idee e di imbrogli, agitando menti e coscienze, inseguito dalla polizia, da qualche scandalo e dal peso di qualche irrisolta contraddizione. Si spegne per una grave crisi respiratoria durante i mondiali di Italia 90. Tra quelli che reggono la bara al suo funerale ci sono Zagallo, Britto e Torres. Del suo mondo, quello del pallone, pochi altri. Il Brasile saluta così in sordina l'uomo dei sogni. Oh, sabe, Garrincha, allegria del popolo, sarà convocato. Não, o Garrincha não vai ser convocado, mas sem dúvida alguma o Garrincha foi o jogador que deu mais alegria ao povo brasileiro. Questa narrazione è tratta da Oltre, storie di eroi e antieroi dello sport. Un libro di Diego Alverà, pubblicato da Ultra Edizioni. Se vi ha incuriosito o ne volete sapere di più, il volume vi attende in libreria e su tutte le piattaforme di vendita online. Ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto.